Il mammut è arrivato al Museo Paleontologico di Montevarchi. Il reperto archeologico, trovato circa un anno e mezzo fa al Tasso, è stato portato con una gru piazzata in via Marzia al primo piano dell'edificio. Un momento spettacolare e storico per la città, ma allo stesso tempo delicato, che ha richiesto una precisione millimetrica. Adesso però la testa di mammut potrà iniziare una nuova vita e a breve sarà visitabile da tutti. È innanzitutto un cranio di Mammutus meridionalis vissuto nel Val d'Arno tra 1,5 milioni e 1,8 milioni di anni fa. Sono reperti, come vi potete immaginare, che si trovano difficilmente. Da oggi in poi l'elefante ha trovato la sua collocazione definitiva nel museo di Montevarchi e seguirà una fase in cui il restauro sarà completato. Verranno fatte delle visite guidate anche in corso di restauro, anche in questa fase, proseguendo quelle che sono state fatte quest'inverno a San Giovanni e che hanno avuto grosso successo di pubblico, e poi tutta l'operazione verrà terminata con la definitiva musealizzazione e valorizzazione del cranio. Un restauro realizzato anche grazie ai soldi messi a disposizione dai cittadini per la campagna SOS Mammuts, che è ancora attiva. Al momento il reperto rimarrà per circa un mese in una sala del museo per temperarsi, in attesa della definitiva collocazione. Proseguiremo, diciamo, il lavoro e anche la futura progettazione dell'allestimento in un'ottica anche di coinvolgimento della comunità locale, che si è mossa, devo dire, in quest'anno a sostegno del progetto in maniera veramente incoraggiante e generosa. Un reperto che accresce l'offerta del Museo Paleontologico Montevarchino, e il sindaco non nasconde la propria soddisfazione per il risultato ottenuto. Un altro motivo in più, naturalmente, per venire a visitare questo museo, un museo che ricordo d'eccellenza, infatti rientra tra i 10 musei accreditati della regione toscana per i numerosi reperti, appunto, che può mostrare al suo interno. E questo è l'ultimo, il nuovo, una scoperta sicuramente importantissima. Sono stati ritrovati, appunto, dei reperti anche di una zebra che risalgono, appunto, a 1,5 milioni di anni fa. Molto probabilmente non è su questo territorio che c'è stato il decesso, ma è stato poi trasportato da delle alluvioni fluviali. Insomma, una nuova scoperta, appunto, una nuova motivazione, appunto, per i cittadini, ma soprattutto anche per tanti turisti e per tutta, naturalmente, la vallata, per venire a visionare questo reperto, perché questo è un patrimonio sicuramente di tutto il Val d'Arno.